lattere di bambù molto lunghe condotte dai vari capitani, a volte poi appunto loro ti lasciano anche provare, tutto fatto molto molto in sicurezza, anche perché non stiamo parlando di rapidi, ma di fiume che molto lentamente scorre. E ci si trova immersi in questa cornice incredibile fatta di natura, palme, liane, piante, be bello, bello, molto bello da fare e super consigliato alle coppie perché in effetti è anche molto romantico. Oppure le cascate, qua è qualcosa di un po' più attivo, anche perfetto per le famiglie, per i bambini, perché appunto la possibilità di risalire le cascate, di fare il bagno, a volte di utilizzare alcune liane come vediamo nell'immagine in fondo a sinistra e gettarsi in queste piscine azzurrissime naturali è una cosa che tutti possono fare, però in particolare i più giovani, le coppie, i bambini, i gruppi di amici amano fare. Anche in questo caso le cascate sono presenti in buona parte della Giamaica. Se si è nella zona di Porto Antonio, ci sono cascate in quella zona, ci sono le Dance River a Ocho Rios, ci sono diverse possibilità di cascate nella zona di Negril. Quindi, indipendentemente dalla zona dell'isola in cui si trascorre il soggiorno, è possibile appunto fare questo tipo di attività. E poi ci sono vari parchi, percorsi sugli alberi, zip line, c'è anche questa immagine in basso a destra, Mystic Mountain, si trova a Ocho Rios che si vede sullo sfondo della foto. Questo parco tematico dedicato a uno degli altri miti giamaicani, abbiamo parlato di Bob Marley all'inizio, che è la squadra di Bob giamaicana. Forse qualcuno si ricorderà, qualche anno fa ormai erano anche testimonial di un veicolo della Fiat, una squadra di Bob giamaicana qualificatasi alle Olimpiadi di Calgary, quindi parliamo di Olimpiadi invernali, parliamo di Bob invernale. Loro si allenavano sulle colline dove ovviamente neve non c'era, sono diventati dei veri e propri idoli nazionali. A proposito di miti, un altro mito legato all'isola di Giamaica è James Bond. Non lontano appunto dalla cittadina, dalla zona di Ocho Rios, si trova la zona di Oracabessa che ospita la villa GoldenEye di Ian Fleming, scrittore dalla cui fantasia è nato il personaggio di James Bond. Lo scrittore inglese ha scritto tutti i romanzi dedicati all'agente segreto di Sua Maestà più famosa del mondo proprio sull'isola di Giamaica. Lui veniva a ritirarsi qua per 3 o 4 mesi in questa villa molto bella, affacciata sul mare, che si trova appunto non lontano da Ocho Rios. Tutti i suoi romanzi sono stati scritti qua. E alcune scene di alcuni film di James Bond sono proprio stati girati in Giamaica. Anche il prossimo film che doveva uscire in questi giorni, in realtà, doveva uscire domani, ma a causa della situazione attuale in cui ci troviamo, l'uscita è stata posticipata a novembre. Si tratta dell'ultimo capitolo della saga di James Bond, No Time to Die. È stato proprio ambientato, girato, le prime scene iniziali in cui la gente è ritirato, si rilassa, è in Giamaica e vedrete se andrete al cinema, insomma, alcune scene proprio girate sulla nostra isola. Attività, abbiamo ancora parlato già delle Blue Mountains, del trekking che è possibile fare sulle montagne e poi tutte le attività di mare, qua vediamo il catamarano molto in voga nella zona di Negril, però attività di mare come appunto canoa, paddleton, piuttosto che snorkeling, immersioni possono essere fatte in direi tutte le zone dell'isola, le zone marine dell'isola. Il golf, lezioni di cucina, sport di terra. Come in questo caso appunto le motorette che possono seguire i percorsi off-road, davvero c'è tanto tanto da fare in Giamaica. Questo perché ci tengo a dirlo, a sottolinearlo e probabilmente l'ho già ripetuto diverse volte nel corso di questo webinar, Giamaica non è solo un'isola di sabbia e di mare. Abbiamo delle spiagge meravigliose, abbiamo un mare meraviglioso, abbiamo anche però una cultura molto ricca. Abbiamo appunto miti, leggende e soprattutto diversi
ambienti sulla nostra isola che vale la pena visitare e poi tante cose da fare per rendere il soggiorno in Giamaica ricco di esperienze, per incontrare davvero quella che è la cultura giamaicana, quindi confrontarsi con i giamaicani che sono un popolo molto simpatico ma nello stesso tempo molto orgoglioso, a volte un pochino duro, però sempre pronto alla battuta, sempre pronto a ridere, a socializzare appunto con i viaggiatori che arrivano sull'isola. La nostra presentazione finisce qua. Io vi lascio con questa slide e vi invito, appunto, se avete domande, dubbi, curiosità, a farceli in questo Cioè, ce n'è momento. una precisa di domanda che mi ha. Che, allora, la domanda è da. Nei Sandals c'è un banco per prenotare escursioni sull'isola? Sì, noi abbiamo un ufficio che si chiama Island Route. Avete visto il catamarano che ha mostrato prima l'Elisa, che c'era la scritta Island Route? Praticamente le escursioni si possono prenotare sia direttamente in loco e sono a pagamento, altrimenti potete andare sul sito www.islandroute.com. Dove c'è tutta la lista per tutte le località, la lista delle escursioni con la durata, con la descrizione, con i prezzi e potete vedere tutto quello che si può fare. Quindi tutte le attività che Elisa vi ha elencato sono anche nel nostro programma del nostro fornitore che è all'interno di tutti i Resort Sandals. Vediamo se c'è E poi in qualche. questo momento non mi vengono in mente altre domande, adesso vediamo se c'è qualcos'altro. Comunque qua trovate i nostri indirizzi mail, il mio elisa.eterno@interfacetourist.com e appunto quello di Paola. Entrambe abbiamo sede qua a Milano, però spesso ci è capitato di spostarci, organizzare delle serate insieme, degli eventi di formazione, ci spostiamo in Italia, mandiamo il materiale, anche questa presentazione, magari possiamo poi chiedere a Volo Online se ci passa l'elenco delle vostre mail per inviarvela, per condividerla con voi. Ecco, Elisa, c'è una domanda forse per te, ma non so se si sa quando Giamaica aprirà le frontiere. È una domanda a cui nessuno, secondo me, può rispondere. Non so se tu sai qualcosa di più che noi non sappiamo. Allora, no, mi spiace, non so rispondere a questa domanda, come non so rispondere a quando il nostro paese aprirà nuovamente le frontiere, anche perché se anche Giamaica dovesse decidere oggi pomeriggio di riaprire i viaggiatori italiani, in questo momento siamo noi per primi a non poter partire. Spero presto, spero molto molto Anch'io. presto. Perché siamo ormai, Giamaica ha chiuso gli accessi ai viaggiatori italiani il 27 febbraio, era un giovedì, siamo stati i primi paesi, insomma, a ricevere questa impossibilità ad entrare sull'isola. Ci tengo a precisare che questo è stato fatto non perché fossimo ospiti indesiderati, ma perché il sistema sanitario giamaicano, sebbene di buon livello, sicuramente non sarebbe stato in grado di reggere l'impatto come quello che magari noi in Italia stiamo vivendo rispetto appunto ai ricoveri, alle terapie intensive. Quindi per loro è stato davvero un modo per tutelare il più possibile la loro popolazione, perché non hanno un numero sufficiente di appunto posti letto, terapie intensive, macchinari, eccetera, eccetera. Però ovviamente speriamo che in generale, globalmente, questa situazione si risolva presto per riprendere a viaggiare. Mi sento di dire non solo in Giamaica, ma in ogni parte del mondo, spero soprattutto in Giamaica, ma in questo momento non so quando sarà possibile. Esatto, poi Elisa, un attimo, ti leggo le domande che così, cioè, si chiede per il noleggio dell'auto, se non è pericoloso noleggiare un'auto, se è tranquillo e se ci sono già delle proposte di itinerari già impostati, in libertà però. Allora, sì, è possibile noleggiare un'auto, anche in questo caso, se si decide di farlo, è bene comunque essere dei viaggiatori un pochino autonomi, soprattutto dal punto di vista della lingua, perché
è veramente raro, rarissimo incontrare qualcuno che possa eventualmente fornire assistenza in italiano se si decide di farlo completamente da solo. Tantissimi operatori supportano voi agenzie e poi il cliente in questo tipo di richieste, quindi si può fare. Pericoloso? No, bisogna guidare con prudenza, non tutte le strade sono ottime in Giamaica. Tutto quello che è la rete stradale che da Negril e quasi alla South Coast passa sulla costa nord fino ad arrivare a Ocho Rios, o la strada che da Ocho Rios arriva a Kingston, è in ottime condizioni, non buone, ottime. È illuminata per buoni tratti anche in notturna, è piatta, l'asfalto è perfetto. Man mano che si raggiungono le zone un pochino più remote dell'isola, Porto Antonio, la costa proprio a est, la punta est, o magari si attraversa l'interno, allora sì, bisogna guidare con più prudenza. Non è che non si possa fare, si può fare, però bisogna guidare con più prudenza. Anche attraversare le Blue Mountains sono strade un pochino tortuose, sempre comunque asfaltate, tutto asfaltato, però magari un po' più di curve, un pochino più di attenzione. Ma direi che sì, si può fare. Bene. Aggiungo, non esistono, cioè ci sono alcuni operatori che propongono dei tour anche accompagnati e ci si muove. Se invece qualcuno vuole farlo in libertà, volentieri, magari voi come consulenti di viaggio potete mettervi in contatto con me, con noi, poi noi siamo un team ovviamente di persone, io non sono da sola come rappresentante per l'Italia, siamo un team di persone e volentieri vi aiutiamo a suggerire, selezionare e fornire materiale rispetto ad alcune zone che magari vale la pena vedere o a seconda di quelli che sono i desiderata del cliente, possiamo insieme trovare delle soluzioni di tour. Bene, mi sembra che non ci siano altre domande, Elisa. Non vedo Ok. altre domande, quindi direi che se non ci sono altre domande, io saluto, nel senso che vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione. È stato bello fare questa presentazione interattiva con la Giamaica e speriamo che vi possa essere stata utile e soprattutto, ragazzi, non smettiamo di sognare, che è importante continuare a sognare. Grazie, Elisa. Grazie mille a te Paola, grazie a tutti voi, buon pomeriggio, appunto scriveteci, grazie a Volo Online che ci ha ospitato oggi. Grazie, Volo Online, sì. Ciao a tutti. Perfetto. Ciao, ciao.